Eyes Wide Shut, l'ultimo lavoro di Stanley Kubrick, che è morto durante le ultime fasi di lavorazione, ultimo capolavoro di Stanley Kubrick, direi. Tutti abbiamo in mente chi sia stato, quali siano stati i suoi lavori di maggior successo. Parlo di Arancia Meccanica, parlo di 2001, Odissea nello spazio. In questa pellicola troviamo un cast veramente eccezionale. Tom Cruise, Nicole Kidman, che non solo sono marito e moglie nel film, ma sono stati in quel periodo marito e moglie anche fuori dal set, quindi tra di loro la chimica si avverte chiaramente durante le scene del film stesso. E poi la storia che si dipana in sentieri esoterici, misteriosi, non si sa bene chi siano le persone che Tom Cruise in qualche maniera viola quella notte in quella villa enorme. La maggior parte degli spettatori del film hanno subito pensato a riunioni massoniche, a cose di questo genere. In realtà, chi un po' più magari è dentro certe tematiche esoteriche, avrà riconosciuto sicuramente invece la possibilità forte che stessero celebrando dei riti di Telema, la religione fondata da Aleister Crowley, che con la massoneria non ha assolutamente niente a che fare. E poi tutta quella serie di personaggi e di situazioni al limite dell'onirico, al limite del surreale, che lasciano pochissimo spazio alla distrazione, che costringono lo spettatore, anche il più disincantato, anche il più distratto, comunque a seguire scena dopo scena lo svolgersi della vicenda. Oltre a Tom Cruise e a Nicole Kidman, io voglio ricordare anche Sydney Pollack, che comunque recita un ruolo importante nella storia. E concluderei con il finale, ovviamente. Quel finale tronco, quella parola detta lì, buttata lì dalla Kidman, che probabilmente non sarebbe stata l'ultima battuta del film se il maestro non fosse venuto a mancare, ma che comunque contribuisce a rendere ancora più misterioso e possibilista qualunque tipo di scenario possa venirci in mente per un eventuale ipotetico, fantasioso prosieguo di quella storia. Alla prossima!